La pandemia stoppa anche lo sport, nello specifico gli scacchi, perché quest'anno a causa del Covid non è stato possibile disputare in presenza il campionato italiano, ma una soluzione si è comunque trovata, una soluzione tramite internet. 25 in tutta Italia hanno quindi deciso di organizzare un torneo a squadre che si disputa online sulla piattaforma di gioco gratuita lichess.org. Il 22 aprile a trionfare è stata l'Accademia Scacchistica Ciociara, composta da giocatori del Cassinate, di Sora e di Veroli, che ha preceduto i circoli di Genova, Trieste e Torino. La compagine Ciociara era guidata dalla sua punta di diamante, il candidato maestro Saverio Gerardi, che individualmente è risultato anche il migliore tra i 130 partecipanti, precedendo un maestro internazionale, il secondo titolo più importante negli scacchi dopo quello di grande maestro. Hanno dato il loro contributo, in ordine di punti portati alla causa, anche i candidati maestro Mario Fossataro, Sergio Procacci, il capitano, cioè il sottoscritto Massimo Megale, il candidato maestro Claudio Stilpe, la seconda nazionale Rocco Magnapera, la candidata maestro Alessandra Saulto, che è stata anche tra le prime 10 giocatrici italiane prima di abbandonare l'attività agonistica circa 10 anni fa, e la seconda nazionale Domenico Procacci, che è anche il presidente del circolo.